Salve ragazzi, nel video di oggi vorrei fare il punto in merito alla questione tirata in ballo dai fan di Pokémon, ormai da qualche settimana, riguardante il capitolo Leggende Pokémon Arceus e nello specifico alla possibile mancanza di alcuni Pokémon in questo capitolo o alla presenza di ipotetiche forme alternative. Ora, prima di cominciare, ci tengo a fare una piccola premessa. In questo video dovrò per forza di cose ripetere discorsi già approfonditi da altri, per il semplice fatto che arrivare a creare un contenuto così tanto in ritardo su di una questione tanto ribattuta comporta l'inevitabile problema che dovrò arrivare a conclusione alla quale altri sono già arrivati prima di me. Ma non intendo certo realizzare un video ripetitivo, bensì vorrei darvi la mia opinione in merito alla faccenda, oltre che a focalizzarmi su aspetti che alcuni hanno trascurato. Dopo questo piccolo preambolo, partiamo subito. La questione è quindi la seguente. Se Leggende Pokémon Arceus è ambientato nel passato, è logico pensare che alcuni Pokémon appariranno assai differenti ai nostri occhi, ed altri invece non avrebbero proprio ragione di esistere in quest'epoca. A tal proposito, in tanti hanno quindi stilato una sorta di lista dei Pokémon che dovrebbero essere assenti per forza di cose, come ad esempio Mewtwo, un Pokémon clone artificiale. Altri invece hanno ipotizzato delle forme alternative antiche per alcuni mostriciattoli di nostra conoscenza. Per quanto riguarda il sottoscritto, invece, io mi pongo esattamente in mezzo alla faccenda e non escludo nessuna delle due possibilità sopracitate. Ho tuttavia analizzato solo il Pokédex di Sinnoh, o quasi, alla ricerca di quei Pokémon che, secondo la logica, non potrebbero esistere in questa Sinnoh del passato, più un piccolo Pokémon bonus. Ma andiamo per gradi. Partiamo dai Pokémon che si evolvono tramite scambio. Pokémon come Kadabra o Machoke, presenti a Sinnoh, possono evolvere soltanto se scambiati, uno scambio che, tuttavia, può avvenire soltanto grazie alla tecnologia a disposizione nell'epoca Pokémon contemporanea. Quindi in quale modo si potrebbe contestualizzare la presenza di un simile processo in un'epoca tanto lontana? E questo è solo il primo dei problemi, perché sebbene Kadabra e Machoke evolvano tramite scambio, lo fanno in maniera, passatemi il termine, naturale, senza l'ausilio di uno strumento che inneschi il meccanismo evolutivo. Ma che dire di Pokémon come Electabuzz o Magmar, che evolvono grazie a degli strumenti artificiali che devono essere donati al Pokémon. Per chiarire per i pochi avvezzi, Electabuzz può evolvere in Electivire soltanto tenendo l'elettritore e Magmar in Magmortar soltanto con il Magmatore. E questi due Pokémon non sono ovviamente gli unici che evolvono tramite strumento, pensiamo anche soltanto a Rhyperior, dato che questo metodo è presente sin dalla seconda generazione, ma a differenza di strumenti come una Filartiglia ad esempio, un Magmatore o elettritore sono strumenti più complessi, artefatti, e dubito quindi che all'epoca avessero a disposizione gli strumenti necessari per la loro realizzazione. Mi chiedo quindi come poter ovviare in questo capitolo sia all'assenza della tecnologia che consente gli scambi, sia agli oggetti moderni che ne consentono lo svolgimento per alcuni Pokémon. Insomma, come si potrebbero ottenere nella Sinnoh antica Magmortar o Electivire? Seguendo la logica, non si potrebbero ottenere, e quindi qui abbiamo più possibilità come soluzione. Pokémon come loro manterranno soltanto il primo stadio, perdendo quindi la capacità di evolvere, o potremo avere delle forme alternative da ottenere in maniera naturale, che non necessiteranno di uno scambio per essere ottenute. Ad avvalorare questa tesi abbiamo la descrizione del Pokédex di Steelix. Sebbene il Pokémon ufficialmente evolva tramite la metal coperta tenuta al momento di uno scambio, in tutte le voci del Pokédex viene detto che in realtà il suo processo evolutivo è naturale. Esso può avvenire ad esempio quando il corpo di un Onix viene compresso a grandissime profondità o quando il Pokémon vive per più di 100 anni. Entrambe quindi spiegazioni abbastanza naturali, senza che venga menzionata la metal coperta o uno scambio. Una spiegazione simile quindi potrebbe essere applicata anche a Pokémon come Magmortar o Electivire nelle loro forme antiche, insomma, rendendo il loro processo evolutivo passato molto più naturale. Questi Pokémon potrebbero poi aver perso la capacità naturale di evolversi nel corso del tempo, e questo avrebbe portato quindi alla creazione di strumenti che rendessero possibile comunque la loro evoluzione nel presente, quindi Magmatore ed Elettritore. Ma ci sarebbe anche un'altra possibilità, ovvero la totale assenza delle linee evolutive con questo problema, magari perché non erano ancora state introdotte dalle genti provenienti dalle altre regioni, dato che comunque si tratta di due evoluzioni di Pokémon non di Sinnoh, e se ci fate caso, nel trailer si possono vedere quasi solo Pokémon nativi della regione, e soltanto uno di una regione che non sia Sinnoh. Comunque, questo era il primo punto, e forse quello più problematico. Ora passiamo ai successivi, anzi, al successivo, ovvero al Pokémon Plasma, Rotom. Allora, la presenza di Rotom in Leggende Pokémon è tutt'altro che scontata.
Molti reputano probabile la sua assenza, visto il fatto che quest'ultimo, senza avere la possibilità di entrare in degli apparecchi elettronici, non avrebbe senso di esistere. Ma esaminando in maniera meno superficiale la questione, possiamo azzardare una congettura molto più interessante. Del Pokémon Rotom non abbiamo informazioni troppo precise circa la sua provenienza, ma sappiamo quando è stato scoperto. In Pokémon Platinum, infatti, durante l'evento dedicato al Pokémon Plasma, nel quale era possibile tramite lo strumento Chiave Segreta accedere alla stanza di Plutinio, scopriamo tramite alcuni appunti lasciati dallo scienziato del Team Galassia che la persona che ha scoperto questo Pokémon è proprio Plutinio. Quando Plutinio era giovane, infatti, trovò casualmente Rotom dentro a un suo robottino giocattolo e i due divennero amici. Successivamente si separarono e Rotom finì per dimorare nell'antico Chateau, dove noi avremmo avuto la possibilità di catturarlo. Di tutta questa storia, quello che a noi interessa è il fatto che Rotom, nel momento in cui fu scoperto da Plutinio, non avesse preso possesso di un apparecchio elettronico, ma bensì di un semplice giocattolo. Quindi il Pokémon può infestare anche altri oggetti, oltre a quelli elettronici, e anzi, non può nemmeno possedere ed utilizzare al suo piacimento tutti gli apparecchi. E di questo abbiamo la prova nelle informazioni del Pokédex di Pokémon Spada e Scudo. In queste voci scopriamo che tutte le sue 5 forme possono essere assunte da Rotom perché i dispositivi nel quale decide di entrare hanno tutti un motore speciale al loro interno. Motori speciali, tra l'altro, menzionati anche nei vecchi Pokédex, anche se il tiro è stato corretto soltanto negli ultimi titoli, menzionandoli sempre. Dove voglio arrivare, quindi? La questione è che l'esistenza di Rotom non è per forza legata all'esistenza di apparecchiature elettroniche, e anzi, potremo conoscere la sua backstory finalmente, scoprendo magari come venisse impiegato nel passato, se questo succedeva dai nativi di Sinnoh, o se questo lo si potesse semplicemente trovare in natura, magari con un aspetto diverso, mutato anch'esso nel tempo. O magari potremo avere delle informazioni aggiuntive sulla sua reale provenienza, così come il suo legame con l'antico Chateau e via dicendo. Ma passiamo ai prossimi Pokémon. I prossimi Pokémon che teoricamente non dovrebbero comparire nel gioco sono Grenidos, Rampardos, Sheldon e Bastion. Loro ritengo che siano i Pokémon più scontati per essere tagliati fuori da Legends, e questo per due ragioni semplicissime. La prima è data dal fatto che questi Pokémon, anche in questa Sinnoh antica, sono ovviamente già estinti da tempo. Ed il secondo motivo è che la tecnologia che consente la loro rigenerazione dei fossili del mondo Pokémon moderno non può esistere ancora. Questi Pokémon, quindi, inclusi tutti gli altri fossili delle altre 5 regioni, dovranno essere tagliati per forza di cose. E quindi ce ne possiamo liberare senza troppi problemi. Certo, voi potreste dirmi che in realtà la Landa Corona ha introdotto quasi tutti i fossili allo stato selvatico, ma è anche vero il fatto che questi potrebbero semplicemente essere divenuti selvatici dopo la loro rigenerazione e liberati in natura. Quindi direi di non fare troppo affidamento su questo e anzi, dare assolutamente per certa la loro assenza. La prossima coppia di Pokémon ho voluto inserirla, anche se non presente a Sinnoh, in quanto non mi trovo d'accordo sulle congetture circa la sua ipotetica forma antica. Parliamo di Grimer e di Mach. Questi due Pokémon nacquero dal fango esposto ai raggi X presenti sulla Luna, altri dal fango depositato sui fondali marini e altri ancora sempre dei fanghi esposti ai raggi X della Luna, però fanghi presenti in un fiume. Essendo un Pokémon legato comunque all'inquinamento, la sua origine viene erroneamente associata all'inquinamento dei giorni nostri, ma in realtà non è mai stato specificato il periodo esatto della sua nascita, e sebbene Sinnoh fosse ancora una distesa incontaminata nel capitolo che andremo a giocare, vi ricordo che Grimer non è nativo di Sinnoh, e se il resto del mondo Pokémon invece era già avanzato e colonizzato, immagino che in un canto medievale quest'ultimo avrebbe potuto proliferare in quantità, perché sappiamo per certo che il periodo medievale, qualora fosse preso di ispirazione anche per questo aspetto, non era certo esente dall'inquinamento. Anzi, è proprio in questo periodo che venne varata la prima legge contro l'inquinamento. Insomma, il Zozume dove Grimer e Mach avrebbero potuto proliferare una volta nati non sarebbe mancato di certo, e anzi, in realtà è il Pokédex stesso a dirci che nel mondo Pokémon contemporaneo gli stessi Mach si sono ridotti di numero perché l'inquinamento è diminuito e non è peggiorato rispetto al passato. Quindi, in sostanza, non credo ad una ipotetica forma più green di questi Pokémon, e anzi, credo non saranno proprio presenti. Dopotutto hanno già ricevuto il loro spazio ad Alola con la relativa forma regionale. Quindi, passiamo oltre.
Anche il prossimo Pokémon presente a Sinnoh in realtà è semplice da scartare. Si tratta di Porygon-Z e relativa famiglia evolutiva. Il motivo dell'assenza di Porygon è presto detto. È un Pokémon artificiale. I Pokédex lo affermano chiaramente, non è reperibile in natura ed è stato creato soltanto in tempi molto recenti in laboratorio, come avvenne ad esempio per Castform. Viene da sé quindi che anche la sua evoluzione tramite upgrade in Porygon 2 e successiva in Porygon Z non possa esistere, così come nessun altro Pokémon artificiale proveniente dalle altre regioni, il già menzionato Mewtwo in quanto clone di Mew o Silvally in quanto chimera creata in laboratorio e via dicendo. Quindi tutti i Pokémon artificiali creati o manipolati dall'uomo non avrebbero il benché minimo senso in un gioco ambientato nel passato, quindi li possiamo tranquillamente scartare. Aggiungo come bonus, prima di concludere, un altro Pokémon non reperibile nella regione di Sinnoh, ma di cui mi sarebbe piaciuto parlare perché ho notato che alcuni di voi l'hanno trascurato. Il Pokémon in questione è Voltorb. Di Voltorb sappiamo che la sua scoperta è riconducibile alla nascita stessa della Pokéball. E quello che vediamo non dovrebbe essere il suo vero aspetto, ma una sorta di travestimento, un po' come accade per Mimikyu. La questione quindi è abbastanza semplice. Se sappiamo che le Pokéball, così come le conosciamo, non esistono, di conseguenza nemmeno i Voltorb ed Electrode che conosciamo possono esistere in questa antica Sinnoh. Ma qui viene il bello, perché se Voltorb è un Pokémon che si traveste da Pokéball, potremmo avere in questa Sinnoh feudale un Voltorb con le fattezze delle Pokéball rudimentali di Legends. Quella che state guardando è la possibile forma alternativa che ho immaginato per Voltorb ed Electrode, in un'illustrazione che ho richiesto a Giorgia Scamonati, un artista di cui trovate il profilo nella descrizione del canale. Mi raccomando, seguitela perché è bravissima e perché sarà lei a curare d'ora in avanti l'aspetto grafico del canale. Tornando quindi al Voltorb antico, il Pokémon potrebbe nel caso cambiare tipo ed essere ad esempio associato al tipo acqua. Questo per legarsi alla questione del vapore che fuoriesce dalle Pokéball antiche una volta effettuata la cattura, o di tipo erba per il fatto che una parte di queste Pokéball fosse fatta di legno. Quindi una sorta di forma regionale antica con il Pokémon Voltorb che si travestiva da queste antiche Pokéball. Insomma, le possibilità sono tante e c'è anche da aggiungere il fatto che ormai a rotazione tutti i primi 151 Pokémon di cui Voltorb fa parte stiano venendo negli anni svecchiati, vuoi con una Mega, vuoi con una Gigamax, con una forma Alola o con una Galar, e quindi quale miglior momento per dare spazio anche alla linea evolutiva di Voltorb. Siamo arrivati alle battute conclusive del video e qui ci tengo a fare un commento finale. Se ipotizziamo che a rigor di logica alcuni Pokémon non dovrebbero essere presenti per un semplice discorso di coerenza storica su quanto conosciamo di Pokémon fino ad oggi, temo che un po' per pigrizia di riprendere in mano voci del Pokédex tanto vecchie, e vuoi perché sono informazioni che hanno ormai 15 anni, che alla fine credo proprio che non tutto quello che vedremo in questo capitolo di Legends potrà essere coerente con quanto conosciamo. E questo l'abbiamo già visto con il paradosso delle Pokéball, sulla quale ho anche realizzato un video dove cerco di trovare un senso logico dietro l'esistenza di Pokéball tanto simili a quelle moderne in un passato tanto remoto, e dove ho cercato di ricreare una tesi plausibile pescando tutte le informazioni disseminate in 25 anni di brand. Beh, facendolo mi sono accorto già da ora che troppe cose sono complesse da far quadrare tra di loro e non lo faranno mai, e questo non è totalmente colpa di Game Freak, che non poteva certo avere una visione così tanto lungimirante per tutte quelle informazioni inserite nei primissimi giochi, dai quali alla fine parte tutto quanto. Insomma, il discorso è il seguente: sarà possibile per Game Freak donare coerenza narrativa in questo processo che dovrà compiere a ritroso per non far collimare tra di loro tutte le informazioni canoniche? Alla fine questo è il primissimo capitolo ambientato nel passato, e forse il vero problema sta proprio nell'averlo fatto uscire in maniera tanto tardiva, addirittura nel 2022, perché bisogna appunto far quadrare i conti per la prima volta dopo ben 25 anni. Insomma ragazzi, questi erano i miei pensieri sulle problematiche che la presenza di alcuni Pokémon potrebbero dare in questo capitolo, o sui metodi alternativi di inserire questi ultimi. Non ci resta che attendere i prossimi mesi per capire quale sarà la situazione, prestando però attenzione ai Pokémon che ci verranno mostrati, perché se ad esempio vedessimo il professore Pokémon con un Pokémon che sappiamo per certo non possa esistere nel passato, potrebbe essere quindi un'avvisaglia per la tesi dei viaggi nel tempo. Io quindi vi saluto, vi ricordo di mettere mi piace, di scrivermi nei commenti se ci fossero altri Pokémon che ho trascurato, ditemi la vostra, iscrivetevi al canale per non perdervi nessun altro contenuto, e detto questo, alla prossima!